Ora più serio. Anche frontale, frontale. Braccia conserte con il profilo del il busto un po' più qua. L'eco che stiamo dando anche con questi concorsi, che poi alla fine arrivano tutti, no? Come immagine, siano importanti anche proprio per poter dire questa cosa, che nessuno è escluso dalla necessità di avere una formazione più aggiornata rispetto al lavoro. E quindi usiamo questi concorsi anche come bandiera per affermare questo. Giovani soprattutto, perché Federcarni è una grande squadra a livello nazionale e quello che si sta facendo in questi anni, e soprattutto nell'ultimo anno, è proprio portare dei giovani in macelleria. Ma è già pronta e finita così, il cliente la porta a casa, la può mangiare mentre va a casa come street food oppure lo può direttamente servire in piatto così, si mangia direttamente dal pirottino. È già completa di olio, sale, tutta condita, finita. Ispirati quindi al matambre, un piatto argentino, un rotolo con dentro, allora abbiamo messo il foie gras e la senape in grani per richiamare la Francia, e invece in esterno abbiamo messo quello che sto mettendo adesso, è del burro, praticamente burro essiccato con l'aglio e il prezzemolo per richiamare il matambre, quindi il ripieno del matambre classico, il burro e l'aglio. La costante professionalità del macellaio, arricchita dai corsi di aggiornamento costanti che facciamo all'interno di tutta la nostra filiera italiana, delle nostre federazioni a livello provinciale, fa sì che il macellaio negli anni si sia acculturato e sia veramente il garante dalla produzione al consumo finale del prodotto. A base di carne veloce per un consumo veloce all'interno della famiglia, per far sì che la massaia riesca a coniugare il tempo e il lavoro. Questo è stato quello che noi negli anni abbiamo fatto e che ci ha premiato e ha fatto sì che la macelleria a pieno titolo rimanga ancora un asse portante del commercio della carne. Ho scavato le mele con uno scavino appunto per cercare di creare una forma più o meno diversa da ogni mela e poi dove negli incavi che ho fatto con lo scavino vado a farcire con la battuta e per finire vado a ricreare la mela con una stecca di cannella, giusto così una fogliolina di salvia per ricreare un pochino la forma della mela appunto. L'idea è proprio quella di ricreare in questo caso proprio i quattro spicchi per esempio o qui delle fettine con all'interno la mela e fuori no. Ho preparato delle fettine di maiale e all'interno ho messo della scamorza e della spianata e l'ho fatta in involtini. Poi ho preparato altre fettine, tagliate a striscioline, adesso vanno di nuovo in forno e ho aggiunto del guanciale decorato un po' con la menta. Sono estremamente incuriosito da questa melanzana ripiena, sì. Una primizia. Esatto, questa qua è una melanzana molto piccola, una primizia, una melanzana viola, molto dolce, quindi non ha tanto l'accentuazione di amaro. La andiamo a condire con carne di maiale, menta che dà quel tocco di fresco, della mandorla che dà un po' di amaro, olio extravergine d'oliva e paprika dolce. Un antipasto, un secondo molto veloce, da far bella figura. Farebbe la figura ai clienti con gli amici. Questo qua va in forno preriscaldato, 180 gradi, un quarto d'ora ed è cotto. Sì, siamo proprio alla macelleria 2.0 e vediamo questi giovani che onestamente ce ne sono molti. Sta di nuovo diventando un mestiere apprezzato e
direi ancora più un'altra cosa, ci sono delle donne che hanno una marcia molto ma molto forte, che direi che in macelleria, lavorando i preparati e queste cose qui, fanno la differenza. Cioè, il macellaio deve essere completo, deve essere, specialmente noi di Torino e Piemonte, deve partire dalla stalla e arrivare al ristorante. Abituato alle gare ai cotechini, posti dove ho lavorato, le abbiamo fatte queste preparazioni. Ma che spezie hai usato? Ma allora, io ho provato, visto che nella gara di dopo ho sempre l'idea di fare tutto con cose del territorio, ho provato a azzardare un abbinamento nocciola del Piemonte e GNP. Ho messo delle verdure secche miste per speziare, oltre al pistacchio e al pepe nero. Hai tratto spunti da questa preparazione? Tu presumo lavorerai già in macelleria, probabilmente già da domani ti inventerai qualcosa del genere? Penso di sì, non lavoro in una macelleria ma sono un tecnico del disosso, quindi ho dovuto improvvisare abbastanza, però mi è venuto bene. È la prima volta che faccio sia salame sia mortadella, che la facciamo adesso. Legatura? Hai esperienza? No, però penso, visto che faccio le rolate, penso che me la devo cavare in qualche maniera. È sicuramente un grande onore per me ospitare questa manifestazione qui da noi, quale sede migliore, e per me comunque anche molto interessante vedere qual è l'approccio dei giovani macellai a questo mestiere, perché vedo dei diversi atteggiamenti, dei diversi approcci alla stessa materia prima, e questo non può essere che un motivo di riflessione per tutti noi su quale sarà il futuro del nostro mestiere, perché comunque il macellaio classico non ha più quel futuro che possono avere invece questi giovani, che capiscono la società quanto è cambiata, le famiglie quanto sono cambiate, quindi le esigenze delle mamme, quale io sono veramente cambiate, e hanno bisogno appunto di un prodotto che sia diverso da quello cui erano abituati i macellai di una volta. La quinta tappa del campionato italiano giovani macellai, tappa di Torino, Irene Toni. Mio territorio, io ho portato il territorio, ho portato me stessa e la mia passione per questo lavoro, nato qualche anno fa, perché ho iniziato nel 2016 questa avventura e mi piace tantissimo. La carne va valorizzata e non va sprecata assolutamente.